sono un attivista del tema di Arezzo, abbiamo deragliato, noi siamo scappati, ma è scoppiato tutto. Portavamo gas di costato infiammabile. È un lunedì, il 29 giugno del 2009. Alle 23.48 un treno merci in transito dalla stazione di Viareggio esce dai binari. È lungo 14 carri, carichi di GPL. Quando il primo svia la sua corsa, trascina con sé altri 4 vagoni. La cisterna colpisce violentemente un'infrastruttura ferroviaria, aprendo uno squarcio che provoca la fuoriuscita di GPL. Una scintilla e scoppia l'inferno. L'esplosione investe l'intera zona circostante, fatta di case, persone ormai a letto, passanti. In pochi istanti perdono la vita 11 persone investite dalle fiamme o dal crollo degli edifici di via Ponchielli e delle altre strade che si trovano a ridosso della stazione. Altre 2 persone muoiono per un infarto. Centinaia rimangono ferite, molte moriranno nelle settimane successive. Altre portano ancora sulla pelle ustionata il ricordo di quei momenti. Miracolosamente illesi i 2 macchinisti che, dopo aver frenato il convoglio, riescono a mettersi in salvo dietro a un muro. Impossibile per tutti gli altri. Troppo improvvisa la tragedia, troppo veloce. 32 morti, tra cui 3 bambini e centinaia di feriti, è il costo umano della strage ferroviaria più grave mai avvenuta in Toscana, che non ha ancora una verità giudiziaria definitiva.